In Umbria, nella provincia di Perugia, nel 2013 rispetto all'anno precedente, sono aumentati i sinistri su strada, i feriti e anche i morti. È questo l'impietoso bilancio che emerge dal report sugli incidenti stradali dell'Automobile Club di Perugia, basato sui dati ACI-Istat. Sono stati 2.402 sinistri, con un più 1,9% rispetto al 2012, 3.447 i feriti, più 1,4%, e 61 i morti, 11 in più in un anno. Emergono dei numeri poco positivi per l'Umbria, perché c'è una controtendenza rispetto a quello che è avvenuto in Italia nel 2013, dove tutto è migliorato. In Umbria i morti sono aumentati, gli incidenti sono aumentati e la stessa cosa è avvenuta nella provincia di Perugia. Certo, dire che 11 vittime in più sono niente, qualcuno ha sottolineato, a me sembra incredibile e poco cosciente. Dati negativi che fanno minimamente rallentare il percorso avviato anche nella regione per il raggiungimento dell'obiettivo europeo di dimezzamento delle vittime su strada rinnovato per il periodo 2011-2020. In un arco di un processo di miglioramento che viene rilevato dal 2001, di veramente raggiungimento degli obiettivi del Libro Bianco di dimezzare gli incidenti, però purtroppo nel 2013 abbiamo una leggera recrudescenza. Bisogna non spaventarsi, perché sono numeri piccoli. Rispetto ai 3.300 e oltre morti totali italiani, noi ne abbiamo 61 in Umbria. All'incontro di presentazione del report anche un intervento su come l'introduzione di nuove tecnologie su auto e moto influisca sulla sicurezza in strada. I dati ci dicono che se il trend di vendite dal 2009 ad oggi fosse continuato con lo stesso ritmo, avremmo avuto 1.400.000 auto nuove in più a sostituire le precedenti, e questo avrebbe aiutato a diminuire del 7,8% la mortalità a causa di incidenti. Incontro avvenuto in una scuola, a testimonianza dell'attenzione che l'ACI rivolge ai ragazzi, rappresentata a livello nazionale in primo luogo dal progetto Ambasciatori di Sicurezza Stradale e a livello locale dalle tante iniziative sul territorio. In Umbria l'Automobile Club fa molto, ha una eccellenza che è l'Autodromo dell'Umbria, che negli anni ha dato vita al Centro Nazionale Educazione e Sicurezza Stradale, quindi noi nel nostro piccolo abbiamo seguito quelle che sono le linee guida del nostro ente, dell'Automobile Club d'Italia. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo investito e abbiamo ottenuto risultati, almeno per quanto riguarda l'educazione stradale.